continua questa stretta di mano tra amici, portandomi al sud. Andiamo in Sicilia, io ci sono stato proprio pochi giorni fa in quella spiaggia stupenda. Io ho mia moglie che è venezuelana, quindi lei è abituata ai Caraibi. La prima volta che l'ho portata a San Vittorio Capri, mi ha detto: ammazza, cioè ci è rimasta proprio di stucco, si direbbe. Allora, per chi non c'è mai stato, noi abbiamo delle immagini, prego della regia, andiamo a San Vittorio Capri, qui da Senigallia, Città Gourmet, ci spostiamo. Possiamo tornare a posto, ripeto, io c'ero, devo dire che non è un luogo, secondo me, San Vittorio Capo non è un evento, il Couscous Fest, ma è uno stato d'animo, sono quei posti dove tu vorresti andare sempre e rimanerci. Allora, sindaco, Francesco La Sala, oramai record su record, qui abbiamo visto le persone, c'era anche Fede con cui faccio Decanter su Radio 2, quel palco in spiaggia, quella spiaggia, le case del couscous, tutto grazie al piatto, il couscous, l'incocciato, quel rito di mettere le mani, ci rende tutti amici come in questa giornata. Sì, grazie per la domanda. Innanzitutto volevo ringraziare il sindaco che mi ha invitato a questo bel momento tramite il nostro amico qua, Angelo, che conosce San Vittorio Capo personalmente perché c'è stato. E sinceramente, se avessi saputo della tua presenza qua, ti avrei delegato, perché lui ancora più di me conosce l'evento, la manifestazione del couscous, perché la vive da 26 anni pure, credo. Quindi io, quindi il couscous è iniziato anche con Tito e Federico 40, e quindi è una bella manifestazione. Io l'ho vissuta pure 26 anni, ma soltanto da un anno da sindaco, perché lo sono da pochissimi mesi. E vi devo dire che è un'emozione pazzesca vivere il couscous, perché è un evento grandissimo, ci si prepara tutto l'anno per il couscous. Quest'anno devo essere preparato molto più in fretta, a me è riuscito, perché quando sono entrato io come sindaco a maggio, abbiamo iniziato allora a preparare, a programmare, non c'era solo la data programmata, nient'altro, ma abbiamo lavorato 4 mesi proprio notte e giorno su questo evento che è un grande evento di grande impegno e di grande presenza. Cosa dirvi? Il couscous è un piatto semplicissimo, un piatto povero. È un piatto che io mi ricordo da bambino, quando avevo 7 anni, 8 anni, già i miei genitori facevano, si vivevano anche le sagre, per come diceva la signora poco fa, vivevamo la sagra, già negli anni 70, 80, già sono state le prime sagre. Poi a poco si è andato sempre più avanti. E adesso, fermo restando che non ci neghiamo la sagra per quei valori che si diceva poco fa, però è importante ancora di più perché è diventato un festival internazionale e interculturale di aggregazione tra i popoli. Avete visto etnie diverse. Noi abbiamo quest'anno, avevamo tra parentesi, sono qua con il mio assessore al turismo e 4 chef, di cui 2 sono, uno è il campione italiano e gli altri 2 hanno partecipato alla gara mondiale dell'Italia, come il capitano qua presente pure, che ha capitanato questa squadra, diciamo, mondiale che ha rappresentato l'Italia al festival, è arrivato al secondo posto. Però dicevo, abbiamo avuto quest'anno 8 presenze, 8 stati diversi. Abbiamo la Palestina e Israele, per come diceva poco fa Tinto, noi a San Vittorio Capo riusciamo, nonostante tutto quello che c'è a livello internazionale, riusciamo a mettere a fianco, proprio a mangiare, a lavorare assieme a Palestina e Israele, ma questo da sempre, e vi dico che funziona, cioè loro riescono ad avere la propria, essere amici e continuare questa amicizia anche successivamente quando vanno nel loro stadio. Un bel applauso per la Palestina e Israele. Poi abbiamo anche Tunisia, Marocco, l'Algeria, l'Italia naturalmente. Quest'anno abbiamo aggregato 2 nuove che sono il Messico e il Portogallo, se non sbaglio. Messico e Portogallo. Il Messico il primo anno ha vinto il campionato mondiale del couscous, quindi è stata davvero una bellissima esperienza.
Il couscous è tutto, diciamo, per noi, nel senso che sì, abbiamo anche altri momenti importanti, possono essere anche